Mister, si chiude la stagione almeno per il campionato, si possono tirare già le somme o aspettiamo la Coppa Italia? Ma facciamo il consultivo dopo la Coppa Italia, ma comunque mi sento già di dire che abbiamo fatto anche quest'anno quello, abbiamo centrato quello che cercavamo, un'annata di crescita importante, abbiamo fatto tante cose belle, tante soddisfazioni per tutti e soprattutto quest'annata se la troveranno come bagaglio di esperienza i nostri giocatori, il nostro gruppo, quindi è un'annata più che positiva. Vediamo come finirà, sarà molto dura perché la Juventus, abbiamo visto anche oggi, siamo molto stanchi, noi abbiamo fatto 50 partite, la prossima sarà la 51esima, ce la metteremo tutta come abbiamo fatto. Che piccolo rimpiantino però c'è durante la stagione? Certo, perché poi proprio per ingenuità, noi non accontentandosi mai si sperava di arrivare un'altra volta a fare qualcosa di super eccezionale, di arrivare terzi nonostante la Champions, nonostante la Coppa Italia, ci è mancato poco, avevamo il destino nelle nostre mani a Bologna, purtroppo quella partita ci è andata male, capita in un'annata un po' in salita da tutti i punti di vista, poi altre partite abbiamo gettato al vento dei punti, tipo Roma che ormai è partita acquisita, Catania, e quello ci fa capire che questa crescita è stata bella, importante, però in quest'annata qualche ingenuità l'abbiamo fatta come squadra in senso lato. Se vogliamo dire, il presidente aveva chiesto il quinto posto, è stato centrato, quindi. Vabbè, ora quello io non avevo detto obiettivi perché il nostro motto è stato sempre non accontentarsi mai, ci abbiamo provato anche a superare questo che lei ha detto. L'abbiamo visto, fino alle ultime due partite eravamo in corsa, non è una posizione o due in classifica che può cambiare la visione di un'annata più che un campionato come questo. Grazie. Okay, grazie.